Bentornati al canale del Proteus, siamo qui con Eugenio Massi. Beato lui. No. Che hai fatto oggi? Ho giocato The Aquaman di Shizu regionale e non Shizu 2. Chiaro, messo, volevo anche gli Shizu, purtroppo alcuni non c'erano. Cioè, ringraziamo con due sciapolini. Ringraziamo gli assenti, Agito Kelby. Esatto, esatto. Quanto sei arrivato? Bene, tutto? Ho fatto sesto posto per rating. il bello risultato di oggi è non essere stato squalificato. 5-1-1 5-1-1 ho fatto. Ok. E questa è la lista. Oh. Allora, Absalom. Però è dottor Hoffberg. Tre mori. Tre vittorie sindi. Ah, okay. Ci sta un po' di mori, effettivamente. Poi ulti suona ancora più come mori. Vabbè, questi fanno cazzo io. E poi ho giocato questi in realtà diverse. Grazie Ughi per questi due, mi sembra. Vabbè, passiamo dal peggio al meglio. Li ho giocati perché li fai special e andano uno. No, sono forti, sono effettivamente forti. Mi hanno vinto un paio di game evocati di zombie vampiri. Poi giocavo gli Homus perché Trivikarma in qualche modo al cimitero ci deve finire. Qualcosa di forte dovevo pur giocare. Gli Shizu, salutiamo tutti i nostri amici Shizu. Anche loro hanno trinanità diversa. Ho giocato con Antuno, erano 40 con due di loro, poi ho detto no, ma io l'acqua mi serve, quindi ho messo il terzo. Avevi sete messo il terzo? Più mio party calculator ha appena preso fuoco, penso. Sì, esatto, il creatore di Yu-Gi-Oh! Party che hai contattato su Reddit, esatto. Ti ha appena bloccato. Esatto. Ha più ragione. E poi ho giocato, questi ormai standard perché sono fortissimi, oggettivamente. Sì, grazie Peppe. Belli perché sono brutti, ringraziamento. Questi evocano anche dalla mano, scherzando. Cosa? Ma come fai a pescarli? Basta che li metti in fondo, ci vuole. E poi io ho giocato in reparto per fare Wind. Maganza, perché Wind è una figurina effettivamente forte, perché la gente ha tolto i bon pregans, allora ho detto io faccio Wind. Ci ho vinto un paio di partite di mi siedo su Wind. Oh. La Giorgio scattinata. No, visto il solo. È una decina d'anni che come gameplay. Quindi ho giocato loro per fare Wind a forti, effettivamente. Poi come magia ho giocato lei, l'avevo cattata, poi ho chiesto scusa a Dio, ho fatto pace e l'ho rimessa. Due di loro perché oggi non ho chiesto a Vince quante ne andavano a giocare, quindi non ho messo la terza, fortissime. Poi le scrime perché servono, tre perle perché non sono Militano e due sarcofaghi. Un insulto velato. Militano mi ha dato amicizia, giocava due perle meno perché briccavano. L'ho detto a Daniele Stella e Daniele Stella mi fa, io ne giocherei sei. Ma era come la logica di giocare due Calarium in Mannadium, ma poi ti togli la vita perché non li vedi. Due sarcofaghi perché io ne giocherei uno, però ne milli uno ogni tanto e quindi sempre il secondo, succede. E poi come reparto a trappole ho giocato anche la Metanoise, invece questa è una crime perché mi aspettavo tanti bisti, allora invece poi effettivamente ho detto ma forse effettivamente questa carta non è male, perché quando bricchi comunque anche solo con THC ti fa finire la combo nel turno dell'op e fai anche comunque il bucchino, non è male sto meta. Il bucchino non è mai stato male, nessun meta. Carta più forte del mazzo. E questo è il main, 41 carte cambierei il gioco. L'ho già fatto. Salutiamo i nostri amici del Protoss, un prodigioso team di One Piece. Poi ho giocato. Ha detto One Piece, ha tirato un calcio al tavolo nel tubo. Il papà in onore di Fede di Stefano, che non ho più visto agli eventi, non so perché. Chi è? Cosa? Vabbè, dai, su. Un po' di pattume, un po' di pattume viola in cima al pattume viola. Allora, non hai giocato Git? No. Forte fatto. Enorme. Sì. Enorme. Il motivo per giocare il mazzo, questo io al liceo di Bologna non li ho giocati, poi non so che mi hanno fumato. E no, effettivamente fortissimo questi qui giocano intorno. Belli gli squali, belle rame. Forzano tutto, poi tolte una carta insano. Poi ho giocato come Link l'Omo 3 e grazie a Ughi ho giocato una carta inutile. Grazie il signor Carlo. Ma quindi è come la logica della profile di prima con Babusk?
Perché io ti ringrazio di avermela prestata, appena mi passa nell'extra. Poteva anche stare nel tuo album tranquillamente. Assurdo che testando due match sarebbe bloccata due volte. Sì, perché io avrei giocato onestamente non Bangone con Distrullo, ma a Zeus. Zeus, ci sono stato un paio di spot in cui dicevo, ma se avessi avuto Zeus qui la partita non c'era neanche un turno dopo. Ma perché hai deciso di riempire l'ultimo slot bravulloso non per Tifone, per Typhoon? O... Perché uno, Typhoon non ce l'avevo, e due... Ma me lo dicevi, avevo anche quello. Non ci ho pensato. Andiamo due, perché effettivamente ogni tanto in testing tre partite ieri mi rimanevano tanti. Pieni di body, no, mi rimanevano i body inutili in campo. Ho detto lui, ma ieri mai avuto due match ed era lì costi. Quindi cambierei solo questo, l'extra over Zeus, over Sky Crisis, over okay. La side Ben Shifter, mai di nuovo, mai pescata, fortissimi. Io, Doc mi fa, che è forte, tipo secondo al mondiale, sotto a uno a cui piace la birra, tipo una cosa del genere. Stiamo riprendendo. E mi fa, ma guarda, nel tuo mazzo la giocherei perché devi rubare una pollusa e devi urticappare. Io l'ho fatto, l'ho rubata e ho urticappato, quindi grazie Doc. C'è un motivo se sei il secondo più forte al mondo. E poi queste, mi fa contro, io non gioco da... Assai. Assai mi fa queste mettile contro Fanking Snake Eye. E io non sapevo se l'avversario giocava Fanking Snake Eye o no, quindi li ho messi a tutti Fanking a tutti gli Snake Eye. Effettivamente mi hanno fatto la negate, ma io ne avevo pescate due perché sono chiaramente forti. Maledetti idioti. Sei chiaramente Joy Boy. Sono chiaramente Joy Boy. E poi avevo paura di essere pappettato e quindi ho giocato carte per non essere pappettato, quindi l'ho 3 l'ho 3 e lei perché scatterci per non essere pappettati è sempre una buona soluzione. Scatto trigger con il livello 1. Oggi qualcuno ha scoperto che scattershot è mandatorio. Allora, ringrazio. Meno male, così non puoi dimenticartelo una volta che l'hai mandato. Allora, ringrazio. Ma poi non li guarda nessuno questi ringraziamenti, è solo per il vostro ego. I ragazzi del Prodigus che mi hanno accompagnato, Fra in particolare mi ha prestato un sacco di carte all'altro meggio, non questa volta. Nessi! Mi ha prestato Nessi! Mi ha prestato Nessi! E poi ringrazio prima Cristian Senano perché erano i suoi, poi li ha venduti, ma sono comunque miei, Federico Ansaldi, cioè gli Imseti. Perché... E ancora non mi ha pagato. Ancora, quindi... Quindi ringrazio entrambi per gli insetti. E poi che altro mi avete prestato? Mirko mi ha preso Bangone, quindi ringrazio anche voi. Il GOAT. Si inquadra il GOAT sempre. Ringrazio i ragazzi che sono venuti a casa mia a dormire. Noi ringraziamo te. Quindi Ughi e Doc che mi hanno fatto fare questo weekend bellissimo. Peppe Tomisi che mi ha aiutato per la lista. Sì! Anche oggi. E... Sebastian Favo e Lorenzo Massi. Lorenzo, io continuo a dire che sei il giocatore più forte d'Italia. Ciao Seba! Ciao Seba! Bene ragazzi, questa è tutta la mia profile, ci vediamo. Stay Proteus!